Pomeriggio in Pinacoteca sono state consegnate dai rappresentanti della diocesi di Faenza-Modigliana le schede informatizzate dei beni culturali di proprietà ecclesiastiche, parrocchie, seminario e chiese del territorio diocesano. Oggi un importante incontro qui in Pinacoteca, la consegna di un lavoro durato parecchio tempo, quanto? Durato circa 11 anni, da quando Monsignor Stagni è diventato vescovo di Faenza, ma era già cominciato prima con Monsignor Castellani, in cui un gruppo molto variegato di persone, che assommano oltre 15, fra catalogatrici, responsabili di catalogazione, tecnici, fotografi, eccetera, hanno raccolto tutti i dati relativi ai beni delle parrocchie, delle 89 parrocchie e degli enti diocesani, vale a dire la diocesi, vale a dire altri enti che sono di diritto diocesano. E hanno fatto un catalogo unico con tutti i beni ecclesiastici. Quali sono i beni principali, ad esempio? Beh, i beni ecclesiastici sono diversificati, molteplici, se così posso dire, strutture e categorie. Si va dai quadri, che naturalmente sono quelli sotto gli occhi di tutti, ma non ci sono solo quadri, ci sono affreschi, ci sono dipinti di ogni tipo, ci sono ceramiche, ci sono terrecotte, ci sono la suppellettile liturgica, quindi calci, pissidi, ostensori, turiboli e poi tutto quanto riguarda i paramenti, quindi paramenti per la celebrazione. Però va pure detto che ci sono, la catalogazione non ha riguardato solamente le opere d'arte, vale a dire la pala di Marco Palmezzano di Brisighella, ha riguardato anche le scarabattole, che sono nel nostro gergo anche le piccole tabelle di legno che si usavano per suonare le ore canoniche nei giorni santi, quindi si suonavano le campane. Quindi c'è tipologia di bene, tipologia, cioè dal semplice a piccolo a un calderone molto vasto, insomma. Un insieme molto vasto. Perché è stato così necessario fare questo lavoro? Beh, questo risponde alle direttive della Conferenza Episcopale Italiana, date già nel 97, poi cominciate nel 99, in cui tutte le 227 diocesi italiane sono tenute a fare catalogazione di tutti gli enti di diritto diocesano. E quindi questo è un dato a cui non possiamo sottrarci. Ma poi è importante soprattutto per la vitalità e anche per raccogliere i dati storici, che poi sono poi sempre dati importanti, perché richiamano la vita vissuta di un popolo, richiamano quello che ha celebrato, quello che ha vissuto, quello in cui ha creduto, quello che veramente di cui si è fatto promotore. E la Pinacoteca cosa c'entra in questo? Beh, la Pinacoteca è il luogo cittadino, è forse il massimo luogo di cultura e anche così di esposizione cittadina, quindi è sembrato bene fare questo in Pinacoteca, proprio perché segni la sinergia fra il mondo ecclesiale e anche il mondo civile, in modo che non sono più due mondi distinti, ma nelle pagine, nelle lettere, nelle parole dell'arte si possono compenetrare.